Avvocato Orsiti, si avvicina il momento del voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine. Quali sono le sue sensazioni a riguardo e su cosa punta maggiormente il suo programma? Sensazioni particolari ovviamente non ne ho, noi giochiamo per vincere, corriamo per vincere naturalmente. La caratteristica della nostra lista è che si pone in continuità con il Consiglio dell'Ordine uscente perché si tratta di un progetto che parte da lontano, al quale come associazione, come Camera Penale, ecco, insieme ad altre associazioni avevamo aderito a dicembre. Poi c'è stata una modifica prima normativa, adesso la Corte Costituzionale ha messo una pietra tombale sul punto. Ovviamente i nostri punti di forza sono quelli della creazione di una scuola forense, di una fondazione che poi inglobi la scuola forense, il potenziamento di alcuni servizi per l'avvocatura e ovviamente il ripristino e la gestione di alcuni protocolli, alcuni dei quali erano stati già sottoscritti prima dal vecchio Consiglio. Ecco, noi non sappiamo ancora chi vincerà, però sappiamo che il prossimo Consiglio non sarà più solo espressione di una lista come avveniva in passato. È un bene. Sì, questo è un bene perché ovviamente quando le liste sono altre, cioè quando ci sono più liste ovviamente c'è una minoranza che può dare il proprio contributo alle idee, questo è sempre una cosa positiva perché si tratta di un contributo reale, è propositivo, ecco. Prevede una buona partecipazione di votanti? Questo non lo sappiamo, questo è un po' il punto interrogativo perché si vota il 16, il 17 e il 18 luglio, periodo in cui le udienze sono quasi tutte terminate, quindi insomma noi ci aspettiamo. Aspettiamo e speriamo una cospicua partecipazione, ma temiamo anche un momento di astensionismo.